Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono il mio amico MC3 che vi parla. E oggi siamo ritornati. Oggi siamo con l'episodio 6 del mondo online di Minecraft. Scusate se non l'ho portato quando era Video. beh, il video, ma cioè, ma ho Boom. avuto un pochino di problemi, ecco. E quindi oggi siamo ritornati. Cosa cavolo stai facendo tu? Vabbè, allora oggi vediamo la stanza del magazzino di PR5. Aspetta. Ciao. Oh, Sai. catch. Vieni. Aspetta. Raga, praticamente è successo che noi l'avevamo registrato il video di M, però praticamente per sbaglio l'ha cancellato. Perché non sono rimasto troppo tempo su YouTube? Per sbaglio. L'ha Ecco, cancellato. per sbaglio l'ho Mentre il cancellato. mio è andato in onda, lui l'ha cancellato. Bene. Praticamente in quel video abbiamo detto che stavamo iniziando a costruire il magazzino. Vieni fuori, Emme, che tu c'hai la Sono visuale di fuori. YouTube. Vieni dove sono io e guarda dove sono io. Ora guarda verso il magazzino. Ecco, bravo. Allora, praticamente abbiamo iniziato a fare questo. Abbiamo deciso che questa sarà la sala d'ingresso, questa qua. E abbiamo diviso il magazzino in due stanze. Il magazzino di M E quello a destra, mio. e E il il magazzino magazzino. mio, quello a sinistra. Il magazzino mio l'ho già cominciato, vieni M, fa vedere. Eccoci. Guardate. L'avevo già cominciato perché il mondo è sul mio telefono, quindi ho iniziato a fare la mia stanza. Ognuno può costruire la stanza del magazzino come vuole, libero di farlo. In fondo, Tipo se Minecraft è stato la costruito. faccio se la faccio tutta bianco nera può andare bene. È tua la scelta. Però sei sicuro. Sta sicuro che io non ci entrerò mai. Vabbè, tanto non la farò. Bene. Mio mochino inizia a farlo. Magazzino. Lo devi fare. Ho finito il piccone. C'hai del legno? 5. Scavi con il legno? No, stavo ascia di pietra. Bene. Mi dai quel legno? Ah, Perché scavi con l'ascia? Ti devi fare un piccone. ecco, se tieni qualcuno. Te lo crafto. Aspetta. Piccozza di ferro. Lo tengo. E vabbè, tanto si finirà sicuro, quindi ti do un piccone di ferro. Vabbè, di pietra, vabbè, dopo te lo do quando ti serve. Dimmelo. Ecco, ti serve. Neanche a dirlo che già ti serve. Mannaggia la miseria. Tiè. Craftamelo. Ok. Non ti immagini quante cose ho nell'inventario. Io che devo posso mettere un inventario tutte. Ecco perché stiamo facendo un magazzino. Ragazzi, questo episodio sarà solo dedicato alla mia stanza ma del magazzino. Già.
Ecco, visto la tanta terra, la tanta terra e ai tanti così di pietra, possiamo farci qualche cosa? A parte poi a me servirebbero anche alcune candele perché non ne ho. E torce, scusa. Eh sì, come te le faccio addoppare? Aspetta. Già, hai fesso. Non sei nemmeno. Vieni. Sto venendo. Sto intendendo che stai facendo. Sto scavando, che devo fare? Ah, vuoi fare una nuova stanza per caso? Il magazzino è ancora troppo piccolo. Tieni, prendi queste torce che ti ho messo in questo baule. Questo baule qua. Prendile tutte. Ok, le ho prese tutte. Poi quando se ne conservano altre, poi te le do. Ok. Comunque ragazzi, non credete che il magazzino va a finire in un episodio perché è veramente grandissimo. Poi Ci lo sono. dobbiamo decorare, mettere i bauli. Ci sono tante altre cose da fare, cioè. Non è che basta scaviamo, abbiamo Sì, finito tutto. abbiamo finito, ciao, 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 è preso. Dobbiamo mettere i bauli, le cose dentro e per quanto ancora dobbiamo fare. Oh, mannaggia la miseria. Aspetta un momento, ragazzi. Ok. Mettiamoci questo, vai. Aspetta un momento, ma dov'è il piccolo? Piccozza di pietra, ecco. Veramente sta quasi per finire la piccozza di ferro. Di Ok. pietra, anzi. Che stai facendo nella tua stanza? Ah, Sto scavando. ecco, me l'ho scordato. Bene, mettiamo un po' di torcine. Ok. Oh! Ma chi mi ha colpito? Sei stato tu? Sto scavando. Ah, sto scavando! Te l'ho detto! Guarda chi mi ha colpito. Oh, che mortacci tua. Sei mosso spawnato nella casa. E Vabbè che dobbiamo andare a dormire, quindi. ho perso tutte le mie cose. Vabbè, vieni, sbrigati prima che spawnano. I mostri. Sto Già. venendo. Vengo più veloce della luce! Non parlo idiota. Ecco, ho finito pure il coso. Riprendi le tue cose che devo andarmi a craftare. Aspetta. Hai dimenticato delle Quale allora? Aspetta. cose. No, le hai prese. Hai preso tutto. Ok. Restiamo con la spada. Intanto io mi devo fare un nuovo piccone. Tieni, prendi questo. Appena fatto. Wow. Bene, possiamo andare. No, c'è già uno scheletro davanti a noi. Lo Dov'è? vedo. Dove?
casa. Vieni qua, continuiamo in Oh, magazzino. aiuto, c'è un altro scheletro che sta venendo. Via. Sbrigati. Via. Non ti tankerà più, ok? Ok. Ovviamente staremo fino all'alba così. E no, Madonna. Madonna quanta pietra! C'è un inventario che è pieno di pietra. Vedere a me. Intanto ho trovato del carbone. Wow. Se poi me ne dai pure a me. No, l'ho trovato io, lo prendo io. Va nel mio magazzino. Facciamo che chi scava i minerali se non vengono usati nelle prossime costruzioni apparterranno alla persona che li scavi. Quindi questo carbone è mio. Sto facendo niente. Guarda. Niente. Come hai fatto? Boh. Chi mi hai rubato? Niente. Te lo giuro. Ho visto i miei bauli aprirsi. Che hai fatto? Niente. Sbrigati! Me! Mo! Mo, giusto mo? Sei morto! Te lo giuro, non ti ho rubato Guarda, niente. ti ho visto la faccia! Smettila! Te lo giuro, è solo aperto per farti fare lo scherzo. Ecco, Pessa. non devi fare lo scherzo. Eh sì, ma a parte, ma io adesso. Vabbè, li metto a destra i bauli, vai. Sennò già un mostro. Quando mica vengo qua? Uno zombie! Che t'avevo detto? Vieni, vieni nella mia camera, guarda. Vai a fare in... Attaccarlo, voglio ucciderlo io. Carne mia. dai. Stai in allerta se viene qualche altro mostro, eh. A me servirebbe un baule. Devi andare a prendere un po' di legno. Fesso. E forse il legno. Vabbè. Oppure ti fai un Ender chest. Ma per quello devi uccidere gli Enderman. Sì, ciao. A sto punto è meglio fare il legno, vai. Mio. No, no, dai! Stavo scherzando. Ma sì, ma dai, ma però, uffa, io devo stare senza niente. Cose che prendi tu? Scusa, stanno nella mia camera. Guarda un po'. Io devo stare fino alla roba così perché sennò io, perché se devo evitare i mostri. Vabbè, mi sacrifico. Aspettate, con quello serve l'ascia. Prova mucca. E vabbè, ho trovato uno stack di carbone. Ok. Ora vado. Madonna santa, ho visto un creeper vicino a una mucca.
Allora, io in questo momento ho 6 pezzi di legno. Quindi ci posso fare un paule piccolo. Cioè, se te lo capi il legno, A sto punto, scusa, è meglio se me lo fai tu se te il lo baule. capi il legno, no, guarda che devi imparare anche tu, cioè non è che ti posso Ma io fare non ho mai visto come si fa un baule, oh, è fesso. io. Fatto un po' di legno e ti esce un baule, perché si fa solo dal legno, quindi state tranquilli. Perché non me lo fai tu per favore? No, devi imparare. Madonna! Sì, pensi che sia il tuo schiavetto? Guarda un po'. Ricorda che in modo sul mio telefono, se esco esci anche tu. Ma che mi ruba delle cose? Sì, veramente è lui che mi ruba le Eh cose. sì, ma non mi vuole fare un baule perché non ho mai visto come si fa, è vero? Cioè, guardate la prepotenza di PR5, ragazzi, oh. Prepotenza, ti sto dando un aiuto. Cioè, devi pure imparare da solo. Tanto sta venendo l'alba. Sì, ma io te l'ho detto, non ho mai visto un video come si fa un baule. Mio Dio, quanto sei. Dammi quel legno, te lo faccio baule. Un creeper. Una mucca. E che ci puoi fare con una mucca, mu? Vedrai cosa ci posso fare. Viece, viece, creeper! Viece! No! Ah. Ah, non sono morto. E c'è Di. anche una bella mucca che mi aspetta. Mucca, fuggi, fuggi! Sì. Ma vuoi Ciao. sapere perché volevo quella mucca? Perché Perché? le mucche danno il cuoio che servono per gli appenditori che servono per la mia stanza.